Prima di abbandonarti all'ascolto di questa storiella dai caratteri autunnali, ti prego di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Un piccolo gesto per me molto importante. Grazie e buon ascolto. Era un pomeriggio d'autunno come tanti altri, di quelli in cui l'aria pungente profuma di foglie inumidite di rugiada e corteccia d'albero. Nel giardino della casa in campagna dei nonni, Lea stava giocando a nascondino con i suoi cugini. Si era rannicchiata dietro un piccolo cancello di legno, sperando che almeno questa volta non fosse trovata per prima. «Tana per Lea dietro al cancello», disse compiaciuto uno dei cugini. Poi aggiunse: «In questo gioco sei veramente scarsa. Ti fai sempre tanare per prima». Lea si alzò sbuffando e si scrollò la gonna per togliere le foglie e il terriccio. Approfittando del fatto che fosse stata eliminata, si mise a camminare tra gli alberi dell'immenso giardino di quella casa di campagna. Il sole filtrava timido tra le foglie sempre più rade e, inondandole di luce, accentuava il bagliore di quei colori che davano sul rosso, sull'arancione e sul marroncino chiaro. Un docile vento accompagnava la passeggiata della bambina, che camminava agitando un rametto che aveva raccolto da terra. Fingendo che fosse una bacchetta magica, accompagnava le foglie nella loro lenta caduta verso il basso. Ed ogni foglia seguiva traiettorie differenti. Planavano verso il basso per poi risalire, sospinte dal flusso delle correnti, per poi adagiarsi inesorabilmente sul terreno soffice. Ad un certo punto, l'attenzione di Lea venne catturata da una foglia particolare. Era stretta e lunga e cadeva ruotando su se stessa, come fosse entrata all'interno di un vortice. Anche il colore era diverso dalle altre. Era tutta dorata. Lea osservò la foglia toccare il terreno, quasi rapita dalla lucentezza che emanava. Senza pensarci due volte, si chinò per raccoglierla. Non appena le sue dita sfiorarono la foglia, Lea sentì un brivido percorrere tutta la sua schiena. Una volta raccolta la foglia dorata, un vento caldo arrivò alle sue spalle, arruffandole i capelli. Lea si ritrovò per terra, in un bosco dalle sfumature autunnali e sgargianti. Il cielo vestiva colori arancioni tendenti a rosa, come fosse bloccato in un tramonto perenne. Le nuvole, cariche di sfumature dorate, fluttuavano dolcemente, a tratti coperte dai rami semispogli degli alberi che oscillavano lieti al vento. E il terreno emanava un profumo di terra bagnata e sottobosco, e l'aria era fresca e inebriante. Tutto intorno a lei c'era un gran numero di zucche, decisamente più grandi del normale,
E per un attimo, Lea credette che quelle zucche la stessero fissando. «Devo essere scivolata ed aver battuto la testa», pensava la bambina tra sé e sé, mentre una volta rialzatasi, cercava di ripulire il suo vestito. «Sei tornata per aiutarci», disse una voce proveniente da dietro una delle grandi zucche. Lea rimase ancora più sbalordita quando capì che la voce non proveniva da dietro la zucca, ma era la zucca stessa a parlare. «Tu parli?» chiese la bambina con gli occhi spalancati. «Certo che parlo», rispose la zucca infastidita. «Ma ora che ti guardo meglio, tu non sei la bambina che molti anni fa ci aiutò a sconfiggere il Signore della Nebbia, anche se le somigli moltissimo». «Il Signore della Nebbia? Chi è?» chiese Lea ignara. «Nessuno lo ha mai visto», rispose la zucca. «Sappiamo che si diverte a coprire il bosco con una fastidiosa nebbiolina che non permette ai raggi solari di passare. E noi abbiamo bisogno della luce del sole per sopravvivere. Tanto tempo fa, proprio grazie ad una bambina come te, lo avevamo sconfitto. Adesso però è tornato e sembra più potente di prima». Poi la zucca guardò Lea con occhi pieni di speranza e le chiese: «Tu ci aiuterai, non è vero?» «Io non saprei proprio come aiutarvi», rispose Lea imbarazzata. «Io in realtà non sono mai capace di fare nulla. Vorrei solo ritrovare la strada di casa». «La leggenda parla chiaro», riprese a dire la zucca. «Solo qualcuno proveniente dal regno degli umani può spezzare il potente incantesimo del Signore della Nebbia. Se tu ci aiuterai a salvare il nostro regno, noi ti aiuteremo a ritrovare la strada di casa». La bambina non poté far altro che accettare, ma dentro di sé avvertiva un nodo che le stringeva lo stomaco e saliva fino alla gola. Non era tanto per aver perso la strada di casa, né per la paura di incontrare quel misterioso Signore della Nebbia. No, il vero motivo del suo turbamento era un altro, qualcosa di più profondo. Come spesso le accadeva nella vita, non si sentiva all'altezza della situazione. Aveva paura di deludere le aspettative, di fallire, proprio quando il momento richiedeva coraggio e forza. Sentiva di non essere abbastanza speciale per una missione così grande, come se il peso di quella responsabilità fosse troppo grande per una bambina come lei. La zucca iniziò a rotolare per la gioia, e così fecero anche tutte le altre zucche che fino a quel momento erano rimaste immobili ai margini del sentiero. Nel vedere quella scena, a Lea scappò un sorriso. Immediatamente dopo, Lea si mise in marcia, in compagnia di alcune delle zucche più audaci. Percorrendo quel sentiero che le avrebbe condotte sempre più all'interno di quel bosco meraviglioso e pacifico, ma che rischiava di essere deturpato
da una minaccia misteriosa. Lea e le zucche camminarono fino a raggiungere la riva di un lago. Ma non era un lago come tutti gli altri. Al posto dell'acqua c'erano foglie che scorrevano le une sulle altre, creando l'illusione di un fluido in movimento. Adagiata sul bordo del lago c'era una piccola barca, costruita con rami intrecciati e decorata con intagli delicati. «Questa è la nostra via per attraversare», disse una delle zucche, saltando dentro con agilità. Lea la seguì, un po' esitante. Le altre zucche si sistemarono tutte intorno a lei, mentre la fissavano con i loro occhi luminosi. «Ricorda», disse la zucca più saggia, «questo lago ha una particolarità. Le foglie cambiano colore in base al tuo stato d'animo. Se ti senti sicura e serena, le foglie saranno luminose, chiare. Ma se la tua mente si oscura, anche il lago lo farà». Lea annuì, ma un piccolo nodo le si formò in gola mentre la barca iniziava a scivolare dolcemente sulle foglie. Per i primi istanti tutto sembrava andare bene. Le foglie danzavano sotto la barca, assumendo un caldo colore dorato. Ma poi una leggera nebbia cominciò a formarsi attorno a loro. All'inizio era solo una foschia sottile, ma in breve si infittì, avvolgendo Lea e le zucche. E dalla nebbia cominciarono a provenire dei sussurri diretti alla piccola Lea. «Non sei all'altezza», disse una voce. «Non ce la farai mai», aggiunse un'altra. Lea si irrigidì. Il cuore prese a battere più forte. Le foglie sotto di loro iniziarono a scurirsi, passando dal dorato al marrone, poi al grigio scuro. La barca cominciò a traballare e il lago, che prima era calmo, iniziò a incresparsi minacciosamente. Lea cercò di mantenere il controllo, ma quelle voci erano troppo forti e insistenti. Si sentiva sopraffatta. «Lea», disse la zucca saggia, scuotendola dolcemente, «non ascoltarli. Ricorda un momento in cui ti sei sentita forte, quando hai dimostrato a te stessa che ce la potevi fare». Lea chiuse gli occhi, cercando tra i suoi ricordi. E le venne in mente di quella volta che aiutò uno dei suoi cugini, dopo che correndo si era procurato una storta. Lea ricordò di averlo soccorso senza esitazioni, di avergli fasciato stretto la caviglia e di averlo sorretto fino all'arrivo a casa. Non si era mai sentita così fiera come in quel momento. Nel ricordare quei momenti, poco a poco, il suo respiro si calmò. Il cuore riprese a battere con un ritmo regolare e mentre si tranquillizzava, anche le foglie sotto di lei cambiarono colore, tornando a risplendere di un delicato arancione.
Il lago si quietò e la barca riprese il suo viaggio in modo sicuro e tra l'entusiasmo delle zucche. Una volta attraversato il lago, si misero nuovamente sul sentiero, addentrandosi sempre più nel fitto del bosco. Gli alberi sembravano farsi sempre più alti e le ombre sempre più lunghe. A un certo punto si accorsero che il terreno si era trasformato. Muri di rovi e rami contorti si alzavano attorno a loro, formando un intricato labirinto. La zucca saggia, preoccupata, si fermò e suggerì: «Restiamo unite, muoviamoci insieme, solo così potremo trovare una via d'uscita». Ma la nebbia cominciò presto a scendere, avvolgendo il labirinto in un silenzio abissale. Le zucche, una dopo l'altra, sparirono alla vista di Lea, disperdendosi nel labirinto. In un attimo si ritrovò completamente sola. Non sapeva dove andare né come ritrovare le sue compagne. A quel punto Lea si rannicchiò con le braccia conserte e le ginocchia piegate, come a volersi confortare in un caldo abbraccio. Poi, improvvisamente, la sua mano sfiorò la tasca del vestito e si accorse che dentro c'era ancora il piccolo rametto che aveva raccolto, la sua bacchetta magica. Un sorriso le illuminò il volto mentre le venne in mente Harry Potter, il suo libro preferito. Come se fosse la cosa più naturale al mondo, Lea alzò la bacchetta verso il cielo e fece partire dei lampi di luce che si alzarono su tutto il labirinto. Aveva sempre sognato questo momento ed era così sicura di sé che padroneggiava quella bacchetta proprio come facevano gli eroi dei libri che aveva letto. Poco dopo, tra le ombre della nebbia, iniziò a sentire il rumore familiare delle zucche che rotolavano sul terreno. Seguendo quei fasci di luce, erano riuscite a ritrovare la strada verso di lei, e adesso che erano di nuovo tutte insieme e con la luce della bacchetta di Lea, poterono rimettersi in marcia e trovare la via d'uscita da quel labirinto. Finalmente uscite da quel luogo fitto e pericoloso, il bosco cominciò ad aprirsi. Gli alberi iniziarono a distanziarsi sempre di più gli uni dagli altri, fino ad aprirsi in una grande vallata con al centro un antico tempio in disuso. Il cielo conservava quei colori sul rosa ed arancione chiaro e le nuvole sembravano essersi completamente diradate. «Ci siamo», affermò la zucca più saggia. «Quella è la dimora del Signore della Nebbia». Ancora una volta, Lea ebbe un sussulto. Quel nodo alla gola e quel peso sullo stomaco si ripresentarono e non faceva altro che fissare la zucca saggia nella speranza che lei avesse un piano. Ma i suoi pensieri furono interrotti da un boato che squarciò il cielo. Improvvisamente
delle nubi dense apparvero all'orizzonte ed il cielo, che prima era di un rosa brillante, adesso stava diventando sempre più grigio e carico di temporali. Ed ecco che la solita nebbiolina cominciava ad aleggiare nell'aria. Fuoriusciva da quel tempio ed oscurava la vista di qualsiasi cosa in quella vallata. Le rocce, i cespugli, perfino i grandi alberi venivano nascosti alla vista. Le zucche si raggrupparono tutte insieme per farsi coraggio, mentre Lea estrasse la sua bacchetta, determinata a lottare. La nebbia avanzava, così la bambina decise di correre nel punto più alto che potesse raggiungere. Alzò la bacchetta al cielo e pronunciò una formula magica. Immediatamente una fortissima luce uscì dalla punta di quel rametto di legno. Una luce che sembrava disperdere la nebbia. Ma la luce, per quanto potente, non bastava a diradare quella opprimente foschia. Così le zucche decisero che dovevano supportare la loro nuova amica. Si fecero coraggio e raggiunsero Lea nel punto più alto. E raggruppandosi tutte insieme intorno a lei, decisero di darle supporto e sostegno. Le dicevano parole come: «Sei la più forte. Sei la bambina più coraggiosa che abbiamo mai visto». O ancora: «Siamo orgogliose di te e di quello che sei stata in grado di fare». Ecco che la luce proveniente dalla sua bacchetta era sempre più forte, sempre più intensa, tanto da aprire un fascio di luce diretto verso quel tempio abbandonato. Ma ancora una volta non sembrava essere abbastanza. Lea cominciava a cadere nello sconforto e nella sua mente cominciavano ad aleggiare strani pensieri. E se non fosse vero? Se non fosse davvero una bambina coraggiosa? Magari davvero non era all'altezza. Una lacrima cominciò a scendere dal suo viso, pensando di aver deluso le sue nuove amiche. Non aveva saputo reggere il confronto nel momento del bisogno. Così si lasciò cadere a terra e scoppiò in un pianto disperato. Le zucche non la lasciarono sola neanche per un istante e continuavano a suggerirle parole di conforto ed incoraggiamento. La nebbia stava avanzando sempre di più verso di loro, ormai coprendo quasi interamente il cielo, quando ad un certo punto una figura misteriosa avvolta in un mantello apparve dietro un albero. Sembrava una donna anziana e avanzava a passi incerti verso la piccola Lea. «Ti sbagli, piccola mia», disse la donna con un sorriso sincero. «Non c'è nulla di male nel provare e non riuscire. Non c'è nulla di sbagliato nel fare il massimo e non ottenere quello che si vuole. A volte, bambina mia, le cose non possono essere risolte completamente da soli. La più grande forma di coraggio è quella di mettere da parte l'orgoglio e di saper chiedere aiuto nel momento del bisogno». Così dicendo, l'anziana donna
aprì il palmo della mano e lasciò vedere una foglia dorata che brillava alla luce dell'unico raggio di sole che ancora riusciva a penetrare nella foschia. Lea si asciugò le lacrime e istintivamente si mise la mano in tasca. Ne tirò fuori la sua foglia dorata e la mise vicino a quella dell'anziana donna. Le due foglie, una volta vicine, iniziarono a brillare vivacemente. Poi si sollevarono in volo, come sospinte da quelle correnti di vento fresco. Ruotarono su loro stesse, come fossero all'interno di un vortice, ed infine si unirono intrecciandosi tra di loro. Le due foglie si mescolarono a formare delle ali, e di lì a poco ne venne fuori un uccello dorato, completamente brillante. L'uccello prese a volare in direzione del tempio antico e, passando, disperdeva tutta la nebbia che incontrava lungo il suo percorso. Una volta entrato all'interno del tempio mediante una feritoia, lo fece brillare completamente. Poi una bolla di luce scoppiò impetuosa dall'interno, fino ad inondare di luce tutta la vallata. In pochi secondi tutta la nebbia si disperse e le nubi furono allontanate, lasciando spazio ad un cielo terso e colorato dei colori sgargianti del tramonto. Le zucche non potevano credere ai loro occhi. Iniziarono a saltare festosamente ed a lasciarsi rotolare giù per tutta la vallata. Anche Lea era al settimo cielo. Il signore della nebbia era stato sconfitto. Lea si girò verso quell'anziana donna per ringraziarla dell'aiuto, ma non la vide più. Poco dopo si lasciò andare anche lei ai festeggiamenti, scendendo di corsa lungo la discesa della vallata e festeggiando con le sue compagne di avventura. Le zucche ringraziarono per il prezioso aiuto che Lea aveva dato loro e, come promesso, le indicarono la strada di casa. La bambina non ricordò mai con esattezza come abbia fatto a tornare indietro. Fatto sta che si ritrovò nuovamente nella campagna dei suoi nonni, con in una mano quella foglia dorata e nell'altra la bacchetta di legno. Ancora emozionata e disorientata, si avviò a piccoli passi verso la casa dove fu avvistata dai suoi genitori. «Dove sei stata tutto questo tempo, Lea? Ti stavamo cercando», disse la mamma preoccupata. «Non puoi capire, mamma», iniziò a dire Lea. «Sono stata nel regno delle zucche. Ho dovuto attraversare un lago di foglie misteriose. Sono dovuta scappare da un labirinto intricato e alla fine ho sconfitto il signore della nebbia grazie ad un uccello dorato». «Caspita, quante avventure fantastiche», disse la mamma con un sorriso di chi asseconda le fantasie di un bambino. «Adesso però sbrigati a prepararti, che dobbiamo tornare a casa». Mentre Lea si accingeva a salutare i suoi cugini e suo nonno, vide che la nonna le faceva un gesto come per dire: «Vieni un attimo qui». Quando la piccola si fu avvicinata, la nonna le mostrò un piccolo scrigno contenente una foglia dorata. Lea alzò lo sguardo ed incontrò gli occhi della nonna,
ed in quel momento capii che era lei quella figura misteriosa che l'aveva aiutata nel momento del bisogno. Capì anche che era proprio sua nonna, quella bambina che le somigliava moltissimo e che tanti anni fa aveva aiutato il regno delle zucche a sconfiggere il signore della nebbia. La nonna si portò un dito vicino al naso e le disse: «Lasciamo che il regno delle zucche resti il nostro piccolo segreto». Lea sorrise e tornò dai suoi genitori, pronta a tornare a casa. E mentre nell'auto guardava il sole tramontare all'orizzonte, stringeva nella mano quel bastoncino di legno, consapevole del fatto che la magia non si era mai allontanata. Viveva dentro di lei, pronta a fiorire ogni volta che avesse avuto bisogno di credere nei sogni.